Salve ragazzi, benvenuti al nuovo vlog di Anime e Manga Eta. Io sono Falcus ed oggi parleremo un po' della nostra attività estiva, sia sul canale sia sulla pagina. Prima di tutto vi voglio informare che la sessione estiva in teoria la dovrei avere conclusa, a meno che a luglio non ci abbia un altro esame che possa affrontare. Non lo so se lo potrò fare, ma credo di no. Quello che vi voglio mostrare ora come ora è quello che mi si è accumulato. Questa è una parte, questa è un'altra parte e questa di qua è un'altra parte ancora. Questi sono dei DVD, però comunque si portano molto più tempo di molti di quelli così là. Quindi avrò un mare di cose da leggere e da guardare, però il tempo c'è, siamo in estate fondamentalmente e spero che voi ci continuate a seguire come avete fatto fino ad ora. Sono anche abbastanza contento, siamo arrivati a 230 iscritti. Chi l'avrebbe mai detto ad aprile più o meno quando abbiamo cominciato, diciamo nessuno se lo aspettava, tanto meno io. Questo devo ringraziare tante pagine, tante persone che ci hanno aiutato. Ringrazio in particolar modo One Piece Spunti di Riflessione, ma ringrazio anche i ragazzi dell'Hunter Hunter Forum, ringrazio tutti gli youtuber come per esempio Dell'Imello, Beyond Community, Interactive, diciamo per intenderci. Tante persone che ci hanno, ora non li cito tutti perché veramente mi dispiace non citarli tutti, però veramente tante persone, la nerd cultura soprattutto, che in molte occasioni ha permesso a dei miei video di entrare nelle loro bacheche, e questa è una grande cosa. Devo dire che ringrazio le persone, soprattutto quando è bello vedere quando ci sono dei lavori che vengono apprezzati dagli altri e vengono condivisi e vengono anche visualizzati. Detto questo, vi ringrazio anche a nome di Kusanagi per le visualizzazioni al video che a lui ha fatto per quanto riguarda la sua ultima recensione riguardo il manga Un Marzo da Leoni, che ho cominciato a leggere e che sto apprezzando pure io. Conoscevo l'autrice, però non avevo la minima idea che avesse scritto anche questo manga. Ovviamente, se volete vederla, ancora non l'avete visto, qua lo potete trovare. Per quanto riguarda invece il canale nel periodo estivo, ci saranno delle novità. Novità numero uno è che ci saranno una live ogni 2 settimane. Ora non so quando precisamente cominceremo, può essere giovedì, né dubito, può essere venerdì, né dubito, può essere martedì prossimo, probabile. Vi sto dicendo che è martedì prossimo, praticamente. Per quanto riguarda invece i video, come al solito ci saranno 3 video di roba sconosciuta e un commento a un'opera famosa. Ora l'ultimo dei 3 video lo farò io e sarà su Chobits, ve lo annuncio già prima, chi se ne frega. Mentre per quanto riguarda il commento agli anime famosi, quindi la ghigliottina del mainstream, vi lascio qui il primo che ho fatto. Per quanto riguarda questo, invece ci sarà, indovinate che cosa? Fairy Tail, già ve l'ho detto nel video precedente. Se avete cose che volete che io dica, che io analizzi o su cui mi debba soffermare, ditemelo in chat, chi c'ha me come amico, ditemelo sulla pagina, ditemelo sul canale YouTube, ditemelo dove cazzo volete, però ditemelo, altrimenti faccio di testa mia. In realtà già delle cose mi sono arrivate, un paio di cose su cui mi devo soffermare, a cui già avevo pensato, però vabbè, quelli sono i problemi di un anime o di un manga abbastanza famoso. Comunque, detto questo, vi ringrazio ancora, continuate a seguirci. E l'ultima cosa riguardo il canale saranno le collaborazioni. So che già ho preso contatto con alcuni youtubers e so che ci saranno delle collaborazioni.
per delle collaborazioni, soprattutto, ora non dico i nomi, però con dei ragazzi con cui già siamo stati in live, già abbiamo parlato e si pensa per fine luglio, i primi di agosto ci saranno probabilmente questi video, o anche dopo, comunque ci saranno in questo periodo estivo, con altri ragazzi con cui ho preso contatto, youtuber sempre come me, minori, però comunque con tanta voglia di crescere, con tanta voglia di mettere a disposizione il nostro minimo sapere. E detto questo, nient'altro. Questa sarà un po' la vita del canale. Vi ringrazio. Continuate a seguirci, mettete mi piace al video, dite di iscriversi al canale ai vostri amici, condividete il vlog, che io sto vloggando. Vlog. Niente, sto pensando che nel video forse nella recensione in C ci sarò io a un certo punto che impazzirò e comincerò a fare PANZU! Però no, vabbè, evitiamo. Detto questo, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!